Lodati Gesù e Maria, state per assistere, amici carissimi, a una nuova puntata di questo ciclo di catechesi. Prima dell'inizio del video vorrei rivolgere qualche piccolissima raccomandazione. Se possibile, ovviamente al termine della visione, mettete un like al video e se non l'avete fatto iscrivetevi al canale. Se ritenete opportuno lasciate anche un commento al video ed eventualmente condividetelo. Queste piccole operazioni a voi non costano nulla, ma possono essere molto importanti per la diffusione ad altre anime di questo materiale. Fatelo, ovviamente se ritenete utile e giovevole al bene delle anime, quanto state per ascoltare. Dio vi benedica e la Santa Vergine vi protegga. La sede del Dio vivente di Don Giulio Giacometti e Don Piero Sessa, Meditazione sul Purgatorio negli scritti dei mistici, volume 1, prosegue la meditazione, la lettura delle visioni e delle esperienze sul Purgatorio di Santa Maria Maddalena dei Pazzi. 14 giugno 1587. L'anima del fratello è gloriosa e penosa. In un tempo breve e lungo, suffragi l'offerta del sangue di Gesù nella messa. In coro a fare orazione per l'anima di suo fratello che era passato dalla presente vita la stessa mattina alle ore 8. Stata che fu qui per breve spazio, fu rapita in spirito e gli fu mostrata l'anima del detto suo fratello, quale essa vedeva essere in purgatorio in gran pene. Onde per compassione insieme spavento di quelle atroci pene, spesso sospirava e metteva grande urla con pianto e gemito. Di poi, così in astrazione, cominciò a parlare con detta anima in tal guisa: «O poverino, ma beato te! O gloriosa e penosa anima che è la tua! O le pene sono grandi, eppur si sopportano! E io credevo bene che tu non avessi più, o che le penetrassi. Dea non ti accostare. Quando eri qua giù non volevi udire me, e ora vuoi che io oda te? Poverino, che vorresti da me?» Qui stette un buon pochetto senza parlare e si contò parecchie volte le dita. Di poi disse: «O se le faranno, se t'hanno generato, breve e lungo sarà il tempo, o infinita bontà e misericordia di Dio, che piccola cosa è e rimunera, o quel che l'ha salvato, Dio mio!» Qui contò con le dita 107 volte e si comprese che essa anima gli chiese che si comunicasse tante volte per lei, onde essa disse: «Io lo posso avere ogni mattina. Oh, quanto si durerà a scancellare, poverino, ma beata me se venissi dove sei tu! O se tutte le creature non andassero giù, beate loro! Io avevo ragione a desiderare che uscissi da queste miserie, o Dio di bontà somma, infinita è la tua misericordia. È pur vero che tu ami le creature. Più desideri di tirarlo a te, dico alla laude tua, che lui divenire. Tu sei quello che l'ha da liberare, e quello stesso che vuoi essere pregato. Alleggerisci la pena, o giusto e misericordioso Dio, di quello che piccolino qualche volta lo do a te. O quanto ti è grata la lode dei piccoli! O sono grandi le pene», lo ridice più e più volte, «mai le avrei stimate se non avessi avuto un poco di lume», e simil cose diceva della grandezza delle pene. Dopo questo gli domandammo quel che volevano dire quei numeri che aveva contato. E qui il paragrafo si tinge di particolari, chiamiamolo così, ameni e interessanti. La prima cosa che intese, ci rispose che erano alcune cose che lei e i suoi genitori dovevano fare in aiuto della detta anima di suo fratello. Allora, la prima cosa: doveva digiunare 40 giorni per lui e comunicarsi 107 volte.
12 volte similmente doveva comunicarsi suo padre per lui, 30 sua madre e 7 suo fratello maggiore. Per supplire a quel che aveva mancato lui di ricevere questo santissimo sacramento. Intese ancora come si doveva far dire 20 messe della passione di Gesù per supplire a quel che lui aveva mancato nell'obbedire ai genitori suoi. E 10 dello Spirito Santo in supplemento dei peccati che conosceva di fare. Ci disse ancora certe altre cose che aveva a dire a detti i suoi genitori, e particolarmente che si guardassero di non tenere odio con quelli che per praticar seco gli fossero stati causa di male esempio, perché gli sarebbe di pena e altre cose simili. E diceva allora alla madre priora: le pare che io possa dire queste cose a nostra madre? Ditemelo liberamente, perché altrimenti non ne sentirei pena, se non quanto mi pare che possano essere in allevamento di pena a detta anima. Lei gli rispose che le poteva dire e se ne contentava, però che erano tutte cose che si conformavano con la Santa Scrittura. Del che essa rimase molto consolata, ma anche molto atterrita dalla vista di queste pene. Il giorno seguente, che era lunedì, stava molto ammirata e mesta in faccia, spesso sospirando e chiamando Gesù, e le sue parole non erano quasi altro che della grandezza delle pene del purgatorio. E circa 18 ore, essendo con tutte le altre suore in sala a lavorare, circa 18 ore significa circa le 18, qui è una fatica a leggere questa roba e tradurla in italiano perché è un volgare abbastanza spinto, cominciò a piangere molto amaramente e, durato che ebbe per lo spazio di un quarto d'ora, si quietò e rimase rapita in spirito, attirandole al Signore di nuovo per mostrargli l'atrocità di dette pene, cosa per cui lei fremeva in se stessa ed emetteva sospiri molto grandi e pareva che si consumasse. E parlava con Dio dicendogli che non gli dava il cuore di vivere intera e conversare con le creature con tale vista. Onde esso Dio, che conosce le nostre fragilità, le mitigò tal vista, mostrandogli ancora la gloria che seguita dopo la pena. Allora lei alzò gli occhi al cielo e tutta si rallegrò, dicendo alcune belle cose di essa gloria. E in ultimo disse: non voglio già chiamar più esse pene atroci, ma sì bene gloriose, perché conducono a tanta gloria. E altre simili cose. Martedì 16 di detto mese di giugno 1587. Vedeva l'anima del suo fratello, alla quale era abbreviato il tempo che doveva stare in purgatorio, per l'ufficio che si era fatto la mattina per lui, nel quale si era offerto tante volte quel gran sacrificio del corpo e sangue di Gesù, e intendeva come quelle benedette anime sono libere mediante il suo sangue, assumendole esso da quel luogo per tirarle alla gloria del paradiso. Per il che le offriva spesso esso sangue per quell'anima e vedeva che mediante essa offerta Gesù gli concedeva in sua libertà per quello spazio di tempo essa anima. Onde essa esteriormente con atti e gesti delle mani mostrò di averla e mostrava a Gesù e alla Vergine e la mostrava a Gesù e alla Vergine Santissima, raccomandando loro caldissimamente. Domandandogli noi fuori del rapimento se in quel tempo che teneva quell'anima essa pativa, ci rispose che non era in tutto libera dalle pene, ma aveva qualche poco di refrigerio. Come sarebbe se vedessi uno nel fuoco e che lo sollevassi da quel fuoco, ma che però non lo cavassi. Esso sentirebbe il caldo, ma non brucierebbe. Così interveniva ad essa, che era sollevata da quelle pene, ma non però del tutto tirata fuori. Ora, anche questo brano, come gli altri che abbiamo sentito, è edificante, diciamo, perché ci fa ricordare anche questo, oltre che la serietà delle pene del purgatorio, anche, insomma, l'intensità e la numerosità di suffragi e di opere che si devono fare per tirar fuori un'anima. Molta gente pensa che, meglio, molta gente, quei pochi che ancora fanno queste cose,
che con la messa dell'ottava e del trigesimo abbiamo finito. Io dico sempre, quando parlo di queste cose, sarei felicissimo che le cose stessero in questi termini. Io non mi diverto affatto a dover sempre, come dire, fare il grillo parlante e dover dire cose non gradevoli, spesso e volentieri. Però noi dobbiamo cercare di rimanere sempre fedeli, ancorati alla verità, non alle favole. Sapere queste cose serve fondamentalmente per due motivi. Primo, perché possiamo essere sommamente generosi nei suffragi da offrire per le anime dei nostri cari. E secondo, sapendo alcune cose, possiamo evitarcele comportandoci di conseguenza in questa vita. E ripercorro alcune cose che abbiamo ascoltato. Digiunare 40 giorni per lui, anzitutto, e comunicarsi 107 volte. 40 giorni di digiuno, una bella quaresima. L'abbiamo mai fatta in vita nostra? Se lo facciamo noi, se uno lo fa prima di morire, una botta del genere, sapete che succede, no? Che non soltanto si risparmia il purgatorio, ma ha meritato tanto con 40 giorni di digiuno. Quindi meglio farlo qui, no? O no? 107 comunioni. E poi dice 12 il padre, 30 la madre, 7 il suo fratello maggiore. Perché? Per supplire a quel che aveva mancato lui di ricevere questo Santissimo Sacramento. Che cosa sono? Comunioni non fatte? Comunioni fatte male? Cioè doveva supplire a mancanze del sacramento? E poi 20 messe della passione per supplire a quel che aveva mancato nell'obbedire ai genitori. Perché i genitori bisogna obbedienza, figlioli miei cari. E vedete un'altra cosa brutta. 30, 10 allo Spirito Santo in supplemento dei peccati che conosceva di fare. Ora, c'è differenza grande quando noi commettiamo un peccato senza avere la certezza che stiamo peccando, oppure quando facciamo un peccato sapendo senza alcun dubbio che quella cosa è peccato e che non si fa. Quest'altro aspetto, anche se fosse un peccato veniale, è molto più grave. Ecco perché l'hai messo allo Spirito Santo, perché ogni volta che si fa un peccato proprio ad occhi aperti, spalancati, ci si avvicina, come si va a lambire l'area di uno dei peccati contro lo Spirito Santo, cioè l'impugnazione della verità conosciuta. Perché se io so che una cosa è peccato e lo faccio lo stesso, vuol dire che di fatto sto negando, facendolo, in fondo, se uno ci pensa bene, che quella cosa è peccato. Perché se il peccato è la fabbrica della morte, è la fabbrica del male, io se so che una cosa è peccato, non la faccio manco morto. Manco morto. Ma se io vado ad accarezzare, come dire, un qualche cosa che so essere peccaminoso, sto dicendo coscientemente allo Spirito Santo, specialmente se si trattasse di un peccato grave, vai via lontano da me. Come insegna la Chiesa, il peccato mortale, quindi quello commesso non soltanto ad occhi aperti, ma che tocca la materia grave, immediatamente causa la perdita della grazia ed è una cosa grave. Un'ultima considerazione sull'esplosione, diciamo così, che c'ha Santa Maria Maddalena,
quando da un lato si affligge per vedere queste pene atroci del purgatorio, chiama le pene atroci. Io tante volte ho ricordato che ho fatto tante catechesi dal titolo provocatorio, che il purgatorio esiste e non è una casa, e non è una sala d'aspetto. Non dobbiamo sottovalutare il purgatorio e non dobbiamo sottovalutare né minimizzare la giustizia di Dio, perché i peccati bisogna espiarli, vanno espiati. L'espiazione, la obsoleta e dimenticata dottrina dell'espiazione, oggi non parla più nessuno di queste cose. Cioè il processo del raggiungimento del paradiso è un processo laborioso, non è complicato, ma è laborioso. Perché se fatti i peccati, se ti penti, Dio ti perdona, uno, se ti penti però, e il se ti penti oggi spesso è lasciato nel dimenticatoio, ma il perdono di Dio ti rimette la colpa, non ti rimette la pena dovuta per il peccato, se non in piccola parte, dopo il battesimo. Per cui se non fai penitenze, non fai opere penitenziali, tu te lo sconti in purgatorio quel peccato, anche rimesso quanto la colpa. E non è una cosa da nulla. Ribadisco cose che ho detto 100 miliardi di volte, in purgatorio si soffre molto di più e senza merito. Le pene del purgatorio non sono meritorie. Cioè se una persona sta al purgatorio fino al giudizio universale che ha sofferto non si sa quanto, poi in paradiso andrà in un grado maggiore di gloria. No. No. Perché quelle pene sono senza merito, sono solo purificatorie. E servono solo a saldare i debiti con la divina giustizia. Se invece uno le penitenze le fatte sulla terra, si saldano i debiti e si cresce in gloria. E si soffre di meno. Non credo che ci voglia tanto a capire che è molto meglio abbracciare un po' di penitenza in questo mondo piuttosto che poi rischiare di andarsi a fare un purgatorio che ci ricorderemo per tutta l'eternità. Mi sembra abbastanza evidente, però queste parole, queste letture ci richiamano un po' a queste perenni, anche se un po' obsolete, verità.